Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Indaghiamo ora a chi dava fastidio la Madonna. Chiusura della vicenda. 21 novembre, 3 giorni dopo. Chiusura della terza sessione. Dopo la messa solenne, i padri procedono al voto sulla Costituzione dogmatica sulla Chiesa, quindi sul decreto sulle Chiese orientali cattoliche e sul decreto sull'ecumenismo. Al momento dell'allocuzione di chiusura, discorso di chiusura, Paolo VI attribuisce alla Vergine Maria il titolo di Madre della Chiesa. E tuttavia anche questa è una mossa diplomatica, una mezza furbata, perché un conto è se il titolo figura nei documenti del Concilio Vaticano II oppure se è al di fuori dei documenti. Per esempio, questo è il documento del Concilio sulla Chiesa in discussione, dove al numero 53 si trova pure la massima espressione del legame tra Maria e la Chiesa, di tutti i documenti del Concilio Vaticano II. Qui Maria è indicata per primo come madre delle membra di Cristo, ossia dei fedeli, secondo una riflessione risalente a Sant'Agostino. Poi Maria è indicata come membro della Chiesa. E qui è già una definizione riduttiva, perché manca la specificazione di capostipite, membro capostipite. Infatti, l'episodio di Cana di Galilea, quando è avvenuta la trasformazione dell'acqua in vino, l'episodio dimostra che Maria è stata il primo membro della Chiesa, non uno dei tanti. Era membro della Chiesa ben prima di tutti i discepoli che erano insieme a Gesù a Cana, perché lei ha chiesto a Gesù di intervenire, mentre i discepoli no. Infine si giunge al massimo compromesso diplomatico per far piacere ai protestanti. La Chiesa cattolica la venera, Maria, come madre, amatissima. Come sempre, i compromessi compromettono. Anziché indicare che la Chiesa la riconosce come sua madre, come farà appunto Paolo VI qualche ora dopo l'approvazione del documento, col titolo di Madre della Chiesa, il documento specifica che Maria è venerata come madre. È evidente il gioco diplomatico al ribasso e contro la chiara espressione della verità, per non urtare da una parte i protestanti e dall'altra i cattolici. Al momento dell'allocuzione di chiusura, discorso di chiusura, Paolo VI attribuisce alla Vergine Maria il titolo di Madre della Chiesa. Alcune conferenze episcopali, come quelle della Germania e dei paesi nordici, vi si erano largamente opposte nel corso dei dibattiti, poiché vi vedevano un ostacolo all'ecumenismo, perché il concilio ecumenico doveva essere invece un concilio ecumenistico, cioè filoprotestante, per la protestantizzazione della Chiesa cattolica.
Questa è la corrente dei vescovi cattolici mezzi protestanti. Allora, per il fatto che sono mezzi protestanti, sarebbero pure degli ammodernatori della Chiesa? No, sono dei protestantizzatori del cattolicesimo. Al contrario, i vescovi 100% cattolici sarebbero dei tradizionalisti, retrogradi, antiprogressisti? No, erano dei cattolici. Punto. Comunque, alla fine, un concilio fortemente deviato nelle discussioni verso il filo protestantesimo ha impedito che si potesse affrontare l'argomento della predicazione dell'essenziale della religione all'uomo comune, perché sarebbe scoppiato uno scisma tra filo protestanti e cattolici. Se il concilio fosse stato cominciato fermamente nella direzione dell'aggiornamento di Giovanni XXIII, forse sarebbe stato tutto un altro concilio. Allora, dopo due sessioni e con la possibilità che l'attuale terza potesse essere l'ultima, i vescovi tradizionalisti hanno capito che devono fare come i vescovi del Nord Europa, filo protestanti, per non permettere loro di stravolgere completamente il cattolicesimo con la complicità degli altri vescovi pigri o indifferenti. C'erano pure quelli. 29 settembre. Il cardinal Santos, arcivescovo di Manila, Filippine, accetta il compito di portavoce del Cetus Internationalis Patrum presso il Sacro Collegio. Il Cetus è un gruppo di opposizione fondato da Monsignor de Prenska Sigaud, arcivescovo di Diamantina in Brasile, quindi non è italiano. Il suo scopo è di frenare le spinte progressiste dell'Alleanza Europea, i vescovi del Nord Europa, e di orientare il concilio nella linea dottrinale tradizionalmente seguita dalla Chiesa. In seguito alla coraggiosa decisione del cardinal Santos, coraggiosa, il Cetus si organizza, uffici, personale, materiale per la stampa, esso decide quindi una riunione settimanale. Ogni martedì sera propone ai padri, che ne fanno parte, una conferenza di studio per analizzare gli schemi del concilio con dei teologi alla luce della dottrina tradizionale della Chiesa e dell'insegnamento dei sovrani pontefici. Queste conferenze di studio sono patrocinate dai cardinali Santos, Ruffini, Larrona e Brown. Molto presto i lavori del Cetus ottengono una risonanza notevole. Esso pubblica circolari, commenti sugli schemi, interventi di teologi, programmi d'azione al momento dei dibattiti. Adesso vediamo la risposta dell'altra parte. L'Alleanza Europea, i vescovi del Nord Europa, non sopporta di essere contraddetta in tal modo, così contrario ai suoi piani. Secondo uno dei cardinali dell'Alleanza, Monsignor de Prenka Sigaud è buono per essere spedito nella luna. Il Cetus attira i fulmini della stampa e dei media. Il padre Ratzinger, il futuro Benedetto XVI, che allora era con i vescovi del Nord Europa, teologo personale del cardinal Frings, confida con amarezza che i liberali, i super progressisti, i modernizzatori, i modernisti, i filoprotestanti,
hanno creduto troppo presto di aver vinto ottenendo la maggioranza nelle commissioni. Pensando di avere le mani libere nel concilio, ora devono riconoscere che incontrano delle resistenze di cui bisognerà tenere conto. Come si constata, la cosiddetta, secondo Walter Kasper, minoranza influente che oppose resistenza pervicace, era un gruppo di vescovi sensibile alla tradizione, che dopo due sessioni e due intersessioni ha semplicemente deciso di fare come fin qui avevano fatto il gruppo di vescovi del Nord Europa sensibili alla modernità, al filo protestantesimo, ossia diffondere le proprie idee presso l'aula conciliare per raccogliere il maggior numero di consensi alla votazione dei documenti. Qualcosa di illegale da accusare? Qualcosa di mai visto finora al concilio? Insomma, è sicuro che nessuno dei 2400-2200 vescovi ha mai pensato che il concilio potesse durare 3 anni. Ed è certo che nessuno ha avuto voglia di andare e tornare da Roma 4 volte in 3 anni. È la dimostrazione che i vescovi del Nord Europa hanno stravolto i lavori del concilio per ottenere in tutti i modi i risultati da loro desiderati. E hanno operato in questo modo perché non erano la larga maggioranza, come dice Kasper. E così facendo, hanno costretto i vescovi tradizionali cattolici ad organizzarsi come avevano fatto loro, e solamente per contrastare il loro strapotere nei centri di controllo del concilio. Il risultato di questo battibecco è una nuova dimostrazione che il famigerato spirito del concilio non era lo Spirito Santo, ma lo spirito degli uomini. Il trucco dei vescovi del Nord Europa del consenso per sfinimento. 2 ottobre 64. Ricordiamoci che questa è la terza sessione. In occasione della riunione settimanale alla Domus Mariae, i vescovi dell'Alleanza Europea, quelli del Nord Europa, ricevono la consegna di tirare a lungo nelle discussioni e nei dibattiti. In effetti, i capi dell'Alleanza hanno fatto pubblicare recentemente delle aggiunte al progetto sulla Chiesa nel mondo moderno. Questo testo, che sarà la futura Costituzione Gaudium et Spes, dovrà essere un compendio di insegnamenti liberali, ossia filoprotestanti, superprogressisti, non cattolici. Ma per raggiungere lo scopo, l'Alleanza ha bisogno di tempo per assicurarsi i sostegni necessari al momento del dibattito e del voto, in vista dell'adozione del nuovo testo. Nuova dimostrazione che la larga maggioranza di Walter Kasper era qualcosa da conquistarsi di volta in volta, con attività di convincimento, e fin qui niente di immorale, ma tra cui anche con il trucco di strappare il consenso per sfinimento.